come affrontare il colpo d'arco che ci si presenta per esempio nel numero 4 del Kreutzer oppure nel numero 3 del Fiorillo, quello che ho appena accennato, il cosiddetto picchettato. Base di partenza per lo studio del picchettato è il martellato. Lo stesso attacco. Quartina. Le quattro note devono avere lo stesso grip. Fatto un po' questo esercizio su una nota comoda, io per esempio l'ho fatto in terza corda perché mi risulta più comodo, proviamo a fare questo stesso esercizio sulle quattro corde, facendo una scala. Controlliamo di avere lo stesso peso sulle quattro corde. E acceleriamo. Cercando sempre molta uguaglianza delle quattro note. Di avere il braccio rilassato. Il tipo di attacco della corda sarà sempre il dito indice a trasmetterlo, opponendosi al pollice. Il pollice sarà sempre molto basso a sfiorare i crini e il dito indice trasmetterà facendo questo movimento il peso del braccio e aggancerà la corda. Una volta che riusciamo a farlo lentamente, si tratta poi solo di velocizzarlo con questo semplice esercizio. Lo studio appena effettuato nella metà superiore dell'arco possiamo trasferirlo in tutti i punti dell'arco, possiamo farlo nella metà inferiore oppure possiamo provare a farlo direttamente su tutto l'arco, sempre partendo da una corda comoda. Così uso circa tre quarti di arco. Dopodiché applicherò la stessa cosa sulle quattro corde facendo la scala, quindi partendo.
terzina. Eccetera, facendo di nuovo tutta l'intera scala. La stessa cosa possiamo fare anche per studiare il picchettato in giù, che negli studi che ho citato prima, Kreutzer Fiorillo, non ci tornerà utile, però in ogni caso può essere uno studio utile, quindi possiamo fare la stessa cosa. E poi anche questo applicarlo su tutta la scala. Arrivati a questo punto non resta che cercare di velocizzare il colpo d'arco. Per velocizzarlo ovviamente quello che ci può venire in aiuto è sempre l'uso del metronomo. Così potremo prendere nota delle velocità che abbiamo raggiunto. Gradualità aumenteremo la velocità del metronomo. Arriveremo in breve ad avere un'ottima velocità per poter fare proprio.